Diamo il via al primo gioco. Pronti? 3, 2, 1. Ok, aspetta. Secondo. Ora vediamo San Juan e Fametta. Là sono a posto, qua sono pronti? Ok. Là in fondo San Juan è pronto? Oh. Thank you.
la staffetta tra San Juan e Fametta, Fametta 1,48, San Juan 1,50, più 10 secondi penalizzazione per due paletti non fatti da slalom. Quindi per il terzo e quarto posto abbiamo San Juan e Bregoglio, per il primo e secondo avremo poi Fametta e Belgora. Quindi invito San Juan e Bregoglio. Aspettiamo i tempi dai giudici, se nel frattempo... Fametta è pronta? Sia di qua che di là? Mentre la Belgora, io ho guardato la Fametta, è pronta, vero? Thank you.
Bene, primo gioco terminato. Corsia 1 San Giovanni. Corsia Giovanni è pronto. Belgora pronta. Fametta pronta. Cosa c'è? Bregoglio là in fondo è pronto. Ok. 3, 2. Fermi ai vostri posti, c'è ancora un rione che deve terminare. Fin quando non ha terminato, tutti ai vostri posti. Evitiamo. Ok, ora che hanno terminato tutti, prendiamo i tempi. Se potete andare tutti ai vostri posti.
Ok, siamo quasi pronti con la classifica, mettiamo a schermo. Ecco Fabio che ci ha esposti altri due sponsor che ci danno una mano, la bar gelateria Cavour in piazza Cavour e Mamma e Marsupio articoli per infanzia, penso sempre tutti qua a Meda, anche se non è specificato. Sono di Meda, ok, quindi se andate a bere un caffè al bar gelateria Cavour, ricordatevi. Andiamo con la classifica. Quarto posto con 3,42 il Bregoglio. Al terzo posto con 3,05, 0,10 di penalizzazione, quindi 3,15 la Fametta. Al secondo posto con 2,54, vai, San Juan. Con 2,43 al primo abbiamo la Belgora. Abbiamo l'aggiornamento della classifica. Dopo il secondo gioco, Bregoglio 2 punti, San Juan 5, Fametta 6, Belgora 7. Credo che sia un gioco nuovo questo. I sei concorrenti si dispongono in gruppi da tre ai lati opposto del campo da gioco. Al via del giudice il primo concorrente di ogni squadra dovrà correre per due quadrati. Una volta superata la riga del secondo quadrato, torna indietro a recuperare i trampoli, partendo da prima della riga percorrerà il terzo quadrato con i trampoli, il San Juan. Di là siamo pronti, un cenno? Fametta, siamo pronti? Di là anche. Belgora? Ok, San Juan, siamo pronti? Di là anche? Giudici?
bene, aspettiamo i tempi dei giudici e poi faremo la classifica. Altri due sponsor per il triathlon, abbiamo Piade Burger, Corso Matteotti sempre a Meda, e Stiro Io Vilma di Via San Giuseppe sempre a Meda. Ringraziamo anche loro, prendiamo nota e teniamoli da conto questi indirizzi. Classifica del triathlon. Al quarto posto con 2:36 abbiamo San Juan. Al terzo posto, aspetta a metterlo, con 2:25 più due penalità, quindi 2:35 abbiamo la Belgora. Con 2:33 al secondo posto abbiamo la Fametta, con 2:31 abbiamo il Bregoglio. Classifica generale dopo il terzo gioco, abbiamo al punti, terzo posto 6 punti. Il concorrente avvolto da un responsabile del rione avversario a mo' di mummia in una fascia elastica dalla quale al fischio dell'arbitro dovrà liberarsi, srotolandosi e girando su se stesso e muovendosi in avanti verso il centro del campo. Una volta libero dalla fasciatura potrà correre verso il campanello posto su un piedistallo al centro del campo. Dovrà suonarlo e tenerlo in mano in modo da evitare qualsiasi equivoco. Non è sufficiente per arrivare per primi al campanello, deve essere suonato. E io raccomando di non buttarlo per terra, ma di tenerlo in mano il primo che arriva. 3, 2, Bregoglio farà la finale per il primo e il secondo posto, Fametta per il terzo e quarto. Prepariamo San Juan e Belgora. Belgora è già avanti, è già quasi pronta, San Giovanni un po' meno,
Belgora è pronto. Ok, vince San Juan, quindi San Juan per il primo e il secondo. Prendete il campanello, di tenerlo in mano, fate finta di suonarlo perché sembra che non suoni neanche più. L'avete strapazzato. È morto. Va bene, quindi dovremmo farci bastare prenderlo in mano. Tenetelo in mano. Di qua la... chi è la fametta? Non ricordo più. Fametta è pronta? Un cenno? Ok? 3, 2... Niente, fametta terza, Belgora quarta. San Giovanni a metà dell'opera, Bregoglio. San Juan. Un cenno quando siete pronti. San Juan è pronto, Bregoglio anche. Ok. 3, 2. Bregoglio primo, San Juan secondo. Siamo nelle spese per l'anno prossimo. Abbiamo bisogno di sponsor, quindi Fabio ci dà altri due sponsor che ci serviranno per comprare la trombetta per l'anno prossimo. Bar Milano, colazione, e abbiamo al quarto posto, abbiamo la Belgora, un punto, al terzo posto abbiamo la Fametta, due punti, al secondo il San Juan, tre punti, al primo il Bregoglio, quattro punti. Quindi, classifica generale dopo il quarto gioco, San Juan 9, Bregoglio e Belgora 10, Fametta 11. Allora, abbiamo bisogno di 10 concorrenti, con degli sci, con dei bicchieri di carta, con secchi d'acqua, con quattro imbuti, bottiglioni e ostacoli. Due concorrenti si preparano dietro la riga tenendo un lungo vassoio appoggiato sulle spalle, uno dietro l'altro. Il vassoio può essere tenuto con le mani, ma deve sempre essere appoggiato sulle spalle durante lo svolgimento del percorso. Al via del giudice, due concorrenti prendono quattro bicchieri di acqua, li riempiono e li posizionano sul vassoio. In seguito la coppia di camerieri potrà partire e svolgere il percorso a ostacoli,
senza poter mai toccare i bicchieri. Una volta che entrambi i camerieri avranno sorpassato la linea bianca con entrambi i piedi, gli altri due concorrenti potranno prendere i bicchieri dal vassoio e versarne il contenuto nel bottiglione, e i due camerieri potranno riportare indietro la tavola di corsa senza effettuare di nuovo il percorso e senza tenerlo più obbligatoriamente sulle spalle, il vassoio. Una volta che entrambi avranno sorpassato la linea di partenza, consegneranno il vassoio ad altri due concorrenti, e i concorrenti incaricati di riempire i bicchieri potranno posizionare altri quattro bicchieri sul vassoio. Qualora i concorrenti dovessero perdere un bicchiere lungo il percorso, non potrà essere più recuperato. Qualora dovessero perdere tutti i bicchieri, la coppia di concorrenti dovrà comunque completare il percorso fino a raggiungere e sorpassare entrambi con entrambi i piedi la linea bianca prima di tornare indietro. L'obiettivo del gioco è perdere meno acqua possibile. Il gioco termina e viene fermato il cronometro appena l'acqua trabocca dalla bottiglia. Vince il rione che riempie completamente la bottiglia nel minor tempo possibile. Abbiamo un tempo massimo di 10 minuti, ma credo che non li raggiungeremo. E un cenno quando siete pronti. San Giovanni, siete pronti? San Giovanni. Giudici, siamo pronti? Un attimo anche. Tutti pronti, anche i giudici, ok? Fuori tutti gli estranei, fuori i secondi. 3, 2. Fermi tutti, non uscite da dopo. Chi ha terminato il gioco non vada fuori. Chi ha terminato il gioco non si fermi. Chi ha terminato il gioco stia in campo, non deve uscire. Dai,
dietro, eh? Dobbiamo stare in campo, dobbiamo stare dietro. Allora, se hanno finito tutti, basta. Pronti anche per la classifica del quinto gioco, invitiamo Fabio a indicarci altri due sponsor. C'è qualcosa che no? Piccolo problemino, eccolo qua, altri due sponsor che sono Centro di Psicologia per l'età evolutiva IELED in largo Europa. E l'altro sponsor che si aggiunge a quelli di prima, Cartoleria LM in via Indipendenza, sempre qui a Meda. Sponsor che ringraziamo ancora una volta, visto che danno dei contributi che permettono di organizzare i giochi, di comprare il materiale, di comprare il materiale per i giochi, permettono di pagare la stampa dei manifesti e tutte le spese del comitato del Palio. Ok, possiamo andare con la classifica del gioco. Sento chiamarmi al quarto posto con un tempo di 1:34 abbiamo la Belgora, al terzo posto con un tempo di 1:25 Fametta, con un tempo di 1:23 San Juan, e con il tempo di 1:22 il Bregoglio. Per cui classifica, dopo il quinto gioco abbiamo al quarto posto Belgora 11 punti, al terzo San Juan punti 12, al secondo Fametta punti 13 e Bregoglio 14. È tutto in gioco. Che in pratica è il lancio delle uova. Ok, i 4 minuti li faccio partire da quando la dolce donzella fa partire il primo lancio. Diamo a loro l'opportunità di partire in qualsiasi momento, ok? Vai!
Aspetta. Pronti? Ok. Primo lancio, nulla. Ora da 20. Hanno 4 minuti di tempo. Nullo. Nullo anche il secondo. Terzo lancio sempre da 20. Buono. Fai vedere al giudice. Buono. 20 punti, quarto. Sempre da 20. Ce l'hanno anche loro. Buono, altri 20 punti. Quinto lancio, siamo a 1 minuto e 31, 39. Niente, frittata. Nullo il quinto. 10 tiri, siamo a 2 minuti e 8 secondi. Siamo al sesto lancio, sempre da 20. Mi sa che è corto. Nullo. Settimo lancio. Preso ma si è rotto, quindi nullo. Siamo all'ottavo lancio. 3 minuti e 6 secondi. Sembra buono. Siamo al nono. Nullo. E siamo al decimo, 3 e 40 secondi. Buono? Ok. Quindi a quanto pare 4 da 20. Tocca la Belgora. Belgora.
Il ricevitore è pronto. Il lanciatore. Il lanciatore è pronto? Un cenno. Ok. Ricevitore pronto. Possiamo partire. 3, 2. Il suo tocca al Bregoglio. Preso. Andiamo al sesto. Siamo a 1.33. No. Ottavo, e siamo a 2:15. Ok, siamo al nono, penultimo lancio. Siamo all'ultimo lancio per il Bregoglio, siamo ai 3 minuti. Preso, e anche Bregoglio termina la propria performance. Tocca la fametta. Sei. Il lanciatore è pronto, il lanciatore anche, quindi possiamo partire per l'ultima performance per stasera. 3, 2, primo lancio. No. Terzo. Rotto anche questo, quarto. Sembra buono. Quinto lancio per la fametta. Ok. Sesto lancio. No. Settimo.
Sponsor del sesto gioco abbiamo il supermercato Medese Sigma e la cartoleria libreria giocattoli Rusconi di Corso Matteotti 50. Ringraziamo anche loro vivamente e partiamo con il punteggio dei giochi. Al quarto posto con 4 lanci da 20, quindi 80 punti, abbiamo San Giovanni. Al secondo posto a pari merito con 5 lanci ciascuno abbiamo Fameta e Belgora con 6 lanci da 20, abbiamo al primo posto il Bregoglio. Quindi classifica finale per dopo 6 giochi, abbiamo al quarto posto San Giovanni punti 13, al terzo Belgora punti 14, al secondo punti 16 la Fametta e il Bregoglio punti 18 al primo. Mercoledì avremo la seconda di giochi. Prima del gioco delle macchinine sabato sera, al termine della quale corsa delle macchinine, sveleremo i punteggi, le classifiche della scenetta e della sfilata con la consegna del Palio 2015. Abbiamo ancora una cosa da fare. No, manifestazione quindi consumate. E arrivederci a domani sera, arrivederci a tutti. E...